Buongiorno, siamo a Delia, provincia di Caltanissetta, Sicilia. Oggi è una bellissima giornata, è il 2 marzo 2021. Delia sta diventando, diciamo, famosa per la IGP della pesca. L'IGP è un importantissimo riconoscimento della comunità europea perché certifica che ci sono delle produzioni di eccellenza a livello di pesca e nettarina. Ci sono migliaia di ettari qua nella zona, sono circa 12 comuni, mi pare che siano, che sono dove la pesca di Delia è coltivata. È una produzione che richiede naturalmente molta manodopera perché la raccolta è manuale, c'è il diradamento che e altre operazioni colturali come la potatura verdi. Chiaramente c'è bisogno di parecchia manodopera. Si piante ancora, devono essere potate. La potatura invernale. La pesca di Delia è un ottimo prodotto che però appunto richiede molta manodopera, molti interventi con gli agrofarmaci, molti e moltissima acqua. Circa c'è acqua per l'irrigazione naturalmente perché pesca di Delia matura da giugno a fin quasi ottobre e quindi ci sono dei volumi importanti di acqua che servono per fare una buona produzione. Quindi 3-4 mila metri cubi a ettaro circa. Certe annate forse anche di più. Ecco invece qua, in questo terreno dove è cominciata la produzione di pesche in zona, abbiamo invece un bellissimo mandorleto di appena 2 anni. 2 anni fa, verso la fine di febbraio, è stato impiantato questo pescheto in modo quasi improvviso, diciamo. Non pioveva a febbraio, per cui c'erano delle piante disponibili, mentre a gennaio era piovuto tantissimo, quindi a febbraio, non piovendo, ho pensato che era ancora in tempo a impiantare questo mandorleto. Ed è stato fatto con tutti i crismi, bellissime piante, su un portennesto vigoroso che è il Garnham, era disponibile solo quello, però va bene lo stesso. In alternativa ci poteva essere il GF, ma il Garnham praticamente è un portennesto quasi gemello del GF. È sempre un pesco per mandorlo. La varietà è la Vairo, una varietà eccezionalmente performante, resistente e o tollerante alle malattie crittogamiche e chiaramente appunto molto produttivo. Già si può vedere cosa si riesce a fare con appena 24 mesi di vita di queste piante. Già quest'anno, che stiamo entrando al terzo anno, ci sarà una produzione ancora non elevata, che siamo con delle piante veramente giovanissime, però io penso che i 3 kg a pianta
probabilmente anche 4 kg a pianta. Sì, siamo là intorno ai 4 kg a pianta circa, perché questa è una mandorla pesante. Si riusciranno a produrre, ma la cosa importante è che la pianta è stata ben predisposta per fare già un percorso molto virtuoso. Il prossimo anno dai 4 kg passeremo possibilmente ai 10 kg a pianta. Come si può vedere, c'è un impianto di irrigazione che diciamo consentirà queste prestazioni importanti. Il terreno è un terreno eccellente, e dicevamo dell'impianto di irrigazione, che come si può vedere è molto semplice: tubo da 63 sul quale sono inseriti dei tubi da 20. E già quest'anno, quest'inverno, da terra li ho spostati nella parte alta, a 2 metri di altezza circa, dove non daranno nessunissimo fastidio, e come si può vedere sono state fatte delle lavorazioni anche nell'altro senso, e in questo modo si può coltivare il mandorlo proprio in un modo ecosostenibile, senza utilizzare diserbanti e avendo anche un ottimo risparmio di acqua per l'irrigazione, perché sarà meno necessario, lavorando spesso il terreno in maniera superficiale, non sarà necessario fare delle irrigazioni importanti, basteranno anche meno di 1000 metri cubi a ettaro, dipende dalla stagione, dipende dalla piovosità, quindi un terzo, un quarto di quello che richiede il pescheto. Per esempio, la frutta fresca è molto avida di acqua, proprio perché bisogna ottenere dei frutti di grossa pezzatura, cosa che col mandorlo non interessa tanto. Dicevamo di questa varietà, che è una varietà che sta avendo molto successo ormai, proprio per queste sue caratteristiche. Come si può vedere, le piante sono molto molto belle come forma, perché è una varietà molto equilibrata nella sua crescita ed entra anche abbastanza rapidamente in produzione. Queste piante provengono dal vivaio Vitroplant Italia SRL, di cui io sono l'agente per la Sicilia da ben 27 anni. E adesso, cioè adesso già da 5-6 anni, veramente sono entusiasta di questa coltivazione, cioè del mandorlo, specialmente se si può fare in irrigo, perché può dare un reddito importante. Il sesto di impianto è 5,50 fra le file, con 4,50 fra le piante. In questo modo si può benissimo fare la raccolta meccanica, cosa importantissima, con questi scuotitori raccoglitori che fanno anche la smallatura in campo, quindi riducono tantissimo le esigenze di manodopera e abbattono anche i costi. Bellissime queste piante, sono veramente orgoglioso di quello che sono riuscito a fare, sono riuscito a dimostrare che in pochissimo tempo, con l'impegno, facendo quello che va fatto nel modo giusto, in un modo sostenibile, ma spendendo anche quello che c'è da spendere. Perché queste piante, per esempio, sono state concimate all'impianto addirittura con 2 kg di un concime organo
organico, un concime organico contenente anche zeolite, che gli ha dato una spinta veramente importante. Una fioritura maestosa veramente. Come si può vedere, sono stati messi, come erano delle belle piante molto robuste, non è stato necessario mettere fin dall'inizio pali tutori. Lo scorso anno però, a causa dello sviluppo molto importante, molto prorompente, qualche pianta si stava cominciando a piegare, per cui ho messo questi tondini di ferro per raddrizzare quelle piante che volevano, che avevano, che si stavano inclinando. Come si può vedere, il risultato è ottimo. Sono anche riutilizzabili, quindi ancora meglio. Seguiremo quest'anno quello che questo mandorleto riuscirà a dimostrare, cioè che si possono raggiungere risultati economici molto importanti. In piena produzione questo mandorleto dovrebbe riuscire a garantire i 20 kg a pianta, che moltiplicati per 400 piante a ettaro dovrebbero riuscire a un ettaro dovrebbe riuscire a produrre circa 8.000 kg. 8.000 kg anche a un prezzo dello sgusciato, dello smallato e asciugato di 1,50 euro a chilo, sarebbero già 12.000 euro. Meno anche 3.000 euro a ettaro di spese, saremmo sui 9.000 euro a ettaro. 9.000 euro a ettaro sono tantissimi. Difficilmente raggiungibile questo reddito netto con anche con un bel peschetto come questo peschetto che è stato impiantato ormai un 15 anni fa qua al lato, quando ancora c'era il peschetto in questo terreno, in questo mio terreno. Tanti saluti da Delia e viva l'agricoltura ecosostenibile e redditizia, fatta in modo intelligente. Una fioritura strepitosa, questa è una pianta da 5 kg. Se c'è la legagione giusta. Come si può notare, c'è una tecnica di potatura che poi andremo a spiegare nella sede più appropriata.